L'acqua è blu, ma non a scuola, di Ivan Fiorillo, edito da Vertigo. Le nostre vite sono intrise di convinzioni in realtà sbagliate, false conoscenze su cui non abbiamo mai riflettuto e delle quali non siamo neppure consapevoli. Non sono propriamente le fake news o le teorie del complotto, notizie e opinioni non verificate o attorno alle quali esistono posizioni differenti, ma si tratta piuttosto di credenze la cui falsità è stata dimostrata e che non presentano alcuna discussione in merito. Dopo aver delimitato il campo di indagine, questa continua con l'analisi delle miscredenze più diffuse nella narrazione quotidiana, suddivise in innocue e pericolose, individuando per ognuna di queste il momento storico in cui sono nate e quello in cui, invece, sono state smentite la prima volta, per cercare di capire il perché queste continuino ugualmente a diffondersi, soprattutto grazie ai nuovi media. Infine, un focus sul mondo dell'educazione, per comprendere quanto esse continuino ad essere presenti anche a scuola, per il tramite dei materiali didattici cartacei e digitali, che analizzeremo insieme a persone esperte per ciascuna misconcezione scoperta. L'acqua è blu, ma non a scuola, di Ivan Fiorillo, edito da Vertigo.